partito l'anno scorso in estate per andare all'Atalanta dall'Inter, cercando una crescita, cercando uno sviluppo per me, per la mia carriera. Mi sono allenato duramente con compagni fortissimi e che mi hanno aiutato a crescere sotto tutti i punti di vista, gli aspetti di gioco. E poi ora ho deciso di uscire e fare questa esperienza qui a Pescara, perché ho reputato che sia una piazza molto importante per me, che possa darmi ancora altri margini di miglioramento per la mia carriera. La partita 2, sì, problemi ci sono, quindi, però è un cammino che ogni ragazzo deve fare. Lui ha avuto la possibilità adesso di farlo nel Pescara, avrà sicuramente la possibilità di farlo con l'Atalanta, con l'Inter, quello che sarà il suo futuro, e prima lo fai, secondo me è meglio, quindi lui ha 19 anni, ha l'età giusta, credo che sia anche impegnatissimo, non so se avete gli europei, che avete? Sì, abbiamo quello under 19, gli europei, mondiale under 20, e mondiale a maggio con under 20. Io ho le referenze del mio amico suo, Nicola Arco, quindi sì, no, bravissimo, una persona bella, che difficilmente sbaglia nei giudizi. Voglio dire, però è difficile, devi sempre incominciare, voglio dire, quindi secondo me arrivare in una squadra che in questo momento chiaramente a 32 punti, con 13 si salvo, è una squadra che l'anno scorso si è salvata all'ultima partita, in un momento particolare, è ripartita, ha fatto 32 punti. Deve avere per forza qualche ambizione, perché sennò non è che possiamo fare 5 mesi a girarci i pollici, quindi è normale che entri in un momento di competizione, quindi sarà molto quello che è diverso è proprio la competizione che c'è nel campionato professionistico in confronto a un campionato giovanile, perché quando arriva ai finali come loro, il nazionale 19-20, ci mancherebbe, sono stimolanti a morire. Le partite di primavera magari ne sono 4-5 all'anno toste, o magari 7-8 sono quasi che le passeggiate, capito? Invece qui c'è la competizione, perché ogni piazza, lo vedete la classifica, mi dice Lecce, Brescia, una marea di squadre che puntano ad andare almeno ai playoff, quindi credo che sia molto formativo. Bravi. Non è un caso se, come diceva Davide, ci ha messo poco a decidere se venire a Pescara o meno. Perché comunque la nostra storia dice che i ragazzi giovani, bravi, a Pescara giocano, qualsiasi sia l'allenatore, negli anni di nostra dirigenza ci sono stati tanti allenatori, ma il motivo condiviso da tutti è la linea giovane. La linea giovane, ma non perché sono giovani solamente, noi non abbiamo preso un 2000, noi abbiamo preso Bettella del 2000, che purtroppo nel calcio di oggi molte cose si fanno non per il giocatore, ma si fanno per l'età, no? E noi invece non ragioniamo così, noi ragioniamo sul giovane bravo, e quindi noi abbiamo chiesto all'Atalanta specificatamente Bettella. Vuol dire che riteniamo che Bettella sia un giocatore bravo e che possa fare bene a Pescara. Poi lo sappiamo benissimo che siamo il Pescara e non siamo né la Juve, né il Milan, né l'Inter, né la stessa Atalanta. Pescara è una società che per tanti giovani è di passaggio, perché però io credo e sono convinto che anche Davide farà bene qui a Pescara, e poi magari un giorno ci troveremo a parlare di Davide, capitano della nazionale maggiore, che sarà passato per Pescara, che glielo auguro di cuore.